Sono tornata. No, oggi non facciamo lezione d'inglese. Oggi vediamo un'attività da fare all'interno di classroom, dividendo i bambini o i ragazzi in piccolo gruppo. Pronti? Sigla! Allora, partiamo innanzitutto, ovviamente, utilizziamo Classroom, però prima devo organizzarmi il lavoro partendo da Google Drive. Quindi entro all'interno di Google Drive, vado a creare ora qui, aspettate, facciamo un po' di ordine. Ok, chiudiamo un attimo e rispostiamoci qua. Creo una cartella all'interno, in questo caso il mio Drive in generale. Di solito io dico sempre, no? Anno scolastico, eccetera. Quindi anno scolastico 2021-2022. Dove sei? La coloriamo perché è importante, il colore è una cosa importante. Uffa, mi do fastidio da sola. Entriamo nella cartella. Ok, adesso possiamo lavorare. Quindi mettiamo una cartella, ovviamente qui voi avrete già altre cartelle, e chiamerò lavoro di gruppo. Lo chiamo lavoro di gruppo in generale, ma se voi fate un lavoro specifico potete dare il nome del lavoro specifico. Coloriamo anche questo, ma sì, il gruppo è verde. Entriamo in lavori di gruppo, quindi guardate bene qua, siamo dentro al mio Drive, anno scolastico 2021-22, lavoro di gruppo. Ora cosa faccio? Creo un documento, nel mio caso, ma potrebbe essere un foglio, potrebbe essere una presentazione, e questo lo chiamo gruppo 1. Ovviamente anche qui consiglio di mettere anche il titolo del compito, del lavoro. Nel mio caso era un'attività sul debate, e quindi adesso io scelgo quello che piace a me, voi scegliete quello che piace a voi, e quindi avevo creato tutto un lavoro particolare. Ma ve lo faccio vedere. Pronti? Ora arriva, eh? Ta-da! Arrivato. Quindi era un gioco sul debate, di una scheda didattica tratta da un libro che poi, se volete, vi metto in descrizione. Il debate a scuola, si intitola. Ma facciamolo proprio come se fossimo a casa mia. Ah, è vero, ci siamo a casa mia. Il debate nelle scuole, insegnare nel XXI secolo, di Christopher Sanchez. Ok, questo poi ve lo metto. Quindi cosa ho fatto? Ho digitalizzato una scheda che ho trovato su questo libro, una scheda, un'attività, e poi ho ben pensato di dire come faccio a organizzarmi con i bambini e ho fatto i lavori di gruppo in questo modo. Quindi questo è il gioco, quindi loro hanno le istruzioni e il gioco, devono tirare il dado. Ora voi vedete già delle caselle verdi perché, e rosse e azzurre, perché sono le domande a cui loro hanno già risposto nei lavori a gruppo, perché sono andata a pescarlo da là. E vi faccio vedere come fare. Allora, ogni gruppo deve avere lo stesso documento, però devono essere documenti diversi perché io darò la possibilità gruppo a gruppo di lavorare all'interno del documento in condivisione. Quindi cosa faccio? Parto anche dal Drive, eh? Facciamo conto che quello non sia colorato, oppure possiamo togliere i colori, ma adesso a noi poco importa. Quindi vado a creare una copia. Nel mio caso erano 5 gruppi, quindi copia di uno lo rinomino e lo chiamo gruppo 2. E così via fino ad arrivare a tutti i gruppi che ho. Poi, adesso non ve li faccio vedere tutti perché sennò dura 45 minuti questo video, entro dentro la mia Classroom, oppure come dicono in America, Clashroom. Mi sposto un po' e vado su lavori del corso. Questo è un corso. Bene, creo l'argomento che chiamo lavoro di gruppo, ma in realtà io l'ho chiamato debate. E poi, siccome a me piace, sarà una cosa mia, un problema mio, abbiate pazienza, portate tanta pazienza, sono noiosa, lo so, aspettate che sto cercando un'immagine che vada bene per il lavoro di gruppo. C'erano quelli tipo, sì, sono le famiglie in realtà, però io mettiamo questa. Quindi lavoro di gruppo e
poi vado a crearmi tutti i compiti. Io ve ne faccio vedere uno e poi voi avete capito e potete farlo con tutti. Quindi scriverò gruppo 1 e qua inizia. Allora, intanto metto l'argomento lavoro di gruppo. Se voglio dare una scadenza, la do. In realtà noi abbiamo lavorato in classe, quindi avevano un computer a gruppo perché per praticità e per rapidità, però volendo poi loro possono lavorarci anche a casa. Quindi a casa ogni gruppo potrà continuare a lavorare sul foglio utilizzato. In questo caso un documento utilizzato in classe in precedenza. Quindi come devo muovermi? Innanzitutto vado su tutti gli studenti, qua ne ho solo due, tolgo tutti gli studenti e vabbè, abbiate pazienza, assegnerò il compito solo a Carlo. Carlo è il nome di mio figlio, così. Ciao, sono Deborah Ruocco. E qui metterò tutte le istruzioni del caso. Quindi tutto ciò che dirò a voce ai bambini in classe lo scriverò anche nelle istruzioni. Questo lo consiglio sempre, utilizzando anche gli strumenti. Facciamo un'altra magia. Faccio. Magia di un sogno d'amore. Quindi cosa ho fatto? Ho messo le istruzioni e nello stesso momento ho inserito due link all'interno del compito, andando su link, il timer di 1 minuto. Sono andata su Tiles, ho cercato timer e l'ho già impostato ad 1 minuto. E andando su google.com e cercando dado Google, impostandolo già ad un dado da 6, questo qui azzurro, loro potranno utilizzare anche il dado in formato digitale, però loro lo hanno anche in formato reale, analogico, quindi possono utilizzare o il dado oppure lo usano con il computer a loro discrezione. Quindi cosa faccio? Vado su Google Drive, ovviamente mi escono, no? Quelli recenti, vado su gruppo 1, sposto questa noiosa, inserisci. Sì, lo so, grazie. Mi sta dicendo attenzione alle impostazioni di condivisione, ma io voglio proprio che loro abbiano una copia per ogni studente. Ed è per questo motivo che faccio questo lavoro un po' più noiosetto di assegnarlo. Ora, io qui ho due studenti soli, no? Solamente, però diversamente io qui avrò 3 studenti piuttosto che 4 a seconda di come voglio fare i gruppi. E in questo modo io assegno a ogni gruppo il loro documento. Poi posso utilizzare la stessa impostazione per ogni compito. Quindi adesso lo posso assegnare oppure programmare o come ho fatto io, lo salvo in bozza. In questo modo, quando sarò in classe, quando sarà il momento di fare il lavoro di gruppo, andando su Modifica, assegnerò il compito. Io ho fatto in questa maniera. Ho messo tutti i lavori di gruppo salvati in bozza. Poi in classe, col mio Chromebook, ho avviato il lavoro. Quindi, mentre loro formavano fisicamente i gruppi con i banchi, ho detto loro: bene, il gruppo 1 è formato da 3 studenti. Mi aprivo proprio qui e guardavo e dicevo: sono Tizio, Caio e Sempronio. Dopodiché dicevo: bene, siete pronti, prendete il computer dal carrello, boom! E assegnavo il compito. Boom! E così, questa è un'idea, potete creare qualsiasi compito che voi vogliate, provare per credere, no, davvero, sperimentate. Grazie per aver guardato questo video fino in fondo. Se ti è piaciuto, metti mi piace. Se vuoi, iscriviti al canale e attiva la campanella, così ti arriverà una bella notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video. In più, se hai delle domande specifiche, scrivile nei commenti. Direi basta, a posto. Ci vediamo alla prossima!